in questa terza parte vi mostrerò come ho rimontato il cilindro e la testata. In più vi mostrerò come ho fatto la rifasatura, ossia come ho messo in fase il motore breve dell'impianto. Dunque, questi sono i pezzi del motore che ora andrò a rimontare. Come potete vedere, ho fatto rettificare sia la testata che il cilindro, e questa è una procedura fondamentale e necessaria che va fatta ogni volta che si smontano. Ora vi spiegherò man mano come rimonto tutto. E in queste due foto notate il tappo di fusione che ho fatto sostituire in rettifica, perché essendo forato faceva entrare acqua dal circuito di raffreddamento nel carter dell'olio. Allora, bisogna fare attenzione quando si mettono questi anelli, perché c'hanno una scritta sopra che dice top, sarebbe la parte superiore, per cui questa parte superiore dove c'è scritto top va rivolta verso la testata e quest'altra parte va rivolta verso il corpo del cilindro. Dunque, una volta installato le fasce elastiche del pistone, procede al montaggio del cilindro e della testata. Ora devo rimontare tutto, quindi tolgo questa protezione che ho messo momentaneamente. Quindi il pistone libero, pulisco un po' la sedia dove deve venire la guarnizione del cilindro, anche se già l'ho pulita prima, vi faccio un'altra pulita di corico. Inserisco la guarnizione del cilindro. Lubrifico un po' il pistone con dell'olio motore. Ora inserisco il cilindro. Con un cavetto mi tiro la catena di distribuzione da quest'altro lato. Poi spingo giù il cilindro. Allora metto queste boccole, questa qua già l'ho messa, questa una l'ho messa qua, un'altra la metto qua. Le due o-ring, queste due ring, queste qua, una e l'altra questa qua, dove sta il fermo, pure quest'altra. Basta, poi metto la guarnizione della testata senza farla graffiare niente, per bene. Deve calzare per bene. E poi metto queste altre due o-ring, quest'altra, questa e l'altra che mi è rimasta. Dunque, ora è il momento di mettere la testata. Allora, inserisco i grigionieri della testata. Due perni da 8, questi qua, e quattro dadi
da 12 per bloccare la testata. Allora, comincio a stringere un po' la testata, però dopo bisogna usare una chiave dinamometrica per stringere i dati nella giusta forza. I dati della testata del Beverly vanno stretti a 28-30 newton. Allora, questo è l'albero a camme, questi sono i due bilancieri e questi qua sono gli alberini dei bilancieri. Dopo montati i bilancieri dovrò fare la regolazione della valvola di aspirazione, delle valvole di aspirazione e delle valvole di scarico. Dunque inizio a montare, questa è la testata che ho montato da poco, poi metterò l'albero a camme e man mano vado avanti. Allora, i pezzi li ho montati sul cartoncino per non confondermi. Va bene, allora mi cimento a montare tutto. Allora, inserisco l'albero a camme. Piano piano, ecco fatto. Gira molto bene così. Ora inserisco l'alberino e il bilanciere, è fatto. Faccio così, non dovrei sbagliare. Quest'altro alberino, perfetto, metto il fermo dell'albero a canne, il fermo, questo è il fermo, lo metto un attimo, è fatto. I due perni. Allora, metto il piattello. Ora metto la catena, ingrasso l'ingranaggino dove va la catena attorno. Nel rimontare questo ingranaggino qua che aziona l'albero a camme, bisogna mettere questo punto dell'albero motore qua nella posizione che io ho indicato col pennarello, e poi bisogna mettere dove c'è scritto 4V, ecco, bisogna mettere questa freccia in corrispondenza del punto fisso che si trova sulla parte della testata. Quindi quando abbiamo messo questo punto e l'altro punto, è tutto in fase, bisogna solo chiudere e stringere tutto. Allora, questi sono i pezzi che vanno vicino all'ingranaggio che aziona l'albero a camme, e dunque la molla va inserita in questo modo qua, un pezzo va qua, un altro pezzo va qua,
una parte della molla aggancia qua e un'altra aggancia qua. E dunque porta questi due perni e va inserito là dentro. Ora inserisco il piattello e questa ha una posizione obbligata, non ci possiamo proprio sbagliare. Stringo per bene. Inserisco il tendicatena e questo qua lo devo riportare a zero e poi lo inserisco. Devo far salire questo qua su un attimo con un cacciavitino piccolino, sblocco questo fermo e quello torna indietro. Allora, questo è il fermo e questo è il tendicatena che io ho tolto la molla da qua dentro e spingo tutto questo qua indietro. E fatto, è ritornato indietro. Ora lo metto dentro, ci metto la guarnizione nuova, la recuperiamo un attimo la guarnizione. Ecco la guarnizione nuova, questa qua però c'è un punto obbligato che deve andare per forza in un certo modo, così deve andare per forza. Questa è la guarnizione nuova, queste tendicatine che ha buttato tutto dentro, spinto completamente dentro e basta, faccio così. Stringo per bene, così evitiamo perdite di olio. Metto la molla del tendicatena, questo qua, e riavvito questo qua. Questo è un tappo che tiene la molla premuta. Ora registro un attimo le valvole, il gioco delle valvole. Quindi le valvole di aspirazione vanno regolate a 0,10, quelle di scarico vanno regolate a 0,15. Metto la sonda da 10 qua in mezzo, in modo che siamo sicuri che il gioco è quello che a noi serve. Allora, questa sonda pure l'ho messa però va bene così, lo piglio e la stringo, l'ho stretta per bene. Dunque, una volta regolate le valvole, mi metto il coperchio sopra con la guarnizione messa nel modo giusto ed opportuno. Rimondo tutto come prima. I dadi vanno stretti sempre ad incrocio, in modo che si accosta tutto parallelamente. Questo è il carburatore che devo montare, già l'ho pulito. Ora sostituisco anche questi tubi qua, ci metto i tubi nuovi e niente, lo rimetto qua, decisamente. Prima di mettere il carburatore mi conviene montare prima il motorino di avviamento, quindi mi accingo ora adesso a cambiare tutti questi tubi, monto il motorino di avviamento e metto il carburatore. Ora monto il motorino, ingrasso un po' l'ingranaggio con un po' di grasso. Monto i due pernetti, sono due pernetti, e poi ci monto il filo di massa
e il positivo, niente, solo questo. Il motorino, quindi il motorino di avviamento porta due perni, il cavetto di massa e il cavetto positivo, basta, devo solo stringere. Rimonto il carburatore. E ho messo quest'altro, l'ultimo manicotto. Un po' come, questo è quello là che va sulla valvola termostatica. Ora stringo tutto. Allora, sono giunto alla fine della terza parte, nella quarta parte vedrete invece come ho riverniciato lo scooter. Per vedere tutto questo dovete cliccare in alto alla mia destra. Intanto vi saluto e vi auguro una buona visione del prossimo filmato.